Pronto? Pronto? Ciao e scusa per prima, ti dico subito che sei in diretta. Oh, perfetto. Così facciamo subito al volo l'intervista. Allora, io sono Alcio, presentati. Sono Aldi, ex bassista e cantante, adesso solo cantante in Nuclear Aggressor. Ok, Nuclear Aggressor, già dal nome si evince la vostra passione per una certa per certe sonorità, diciamo, degli anni fine 80, primi 90. Difatti, quando ho ascoltato il promo, ho detto, cavolo, sembra di essere ritornati indietro nel tempo. Parliamo del progetto, poi faccio altre domande, dai. Sì, il progetto nasce nel 2010, nello stesso anno abbiamo fatto il primo demo, il primo EP. Nel 2012 abbiamo rilasciato due split, tutto autoprodotto ovviamente. Nel 2013 è uscito il primo album, Condemned to Rap, per Punishment Team Record. E quest'anno, appena un mese fa, è uscito il secondo, Slow Dismemberment, sempre per Punishment Team. Ok, dimmi. Niente, volevo dirvi, come mai questa passione per il trash quasi teutonico, sembra più Creator, Sodom, anni 80? Sì. Quelle che hai detto tu sono tutte le influenze da cui è partito il tutto. I due fondatori che sono Fabio, il chitarrista, e Chris, l'ex batterista, hanno formato Nuclear Aggressor appunto nel marzo 2010, partendo da queste influenze qui. Poi la cosa si è sviluppata quando sono entrato io, abbiamo implementato altre cose, altre influenze, altre. Sì. Io ti chiedo scusa, ma sento ogni tanto un fischio e non riesco mai a capire se hai finito di parlare o meno. Quindi c'è scusa. No. Niente, parliamo del vostro ultimo lavoro, che poi andremo ad ascoltare con un estratto. Sì, l'ultimo lavoro, siamo entrati in studio quasi un anno fa. E niente, non so cosa dire, in realtà. Posso parlarti dei testi volendo? Dai, parlaci anche un po' dei testi, di come è nato, del processo compositivo magari. Processo compositivo, su questo album abbiamo un po' cambiato il metodo, perché fino all'album precedente ognuno portava in sala prove quello che aveva fatto a casa e poi c'era solo un processo di assemblaggio, diciamo. Per questo album invece abbiamo composto come un trio vero e proprio. E per quanto riguarda i testi, anche lì c'è stato un cambiamento, visto che ora mi occupo io di tutte le parti vocali, e ho deciso di puntare più su testi, come dire, reali, rispetto al passato, che insomma si parlava delle solite stronzate, tutti in copy trash più o meno. Birra, donne, risse, eccetera, eccetera. Sì, più o meno. Solite film horror, cose del genere. Questa volta invece ho puntato più su critiche sulla società moderna, pensieri miei, buttati più sul nichilismo e cose del genere, insomma. Ho capito perfettamente. Questa. Ma cosa ti ha portato a lasciare la veste di bassista cantante e dedicarti solo al canto? Semplicemente perché mi ero stufato di fare due cose male e volevo farne una sola. Ma magari meglio. Qualche mese, magari meglio, si spera. Insomma, stiamo provando parecchio in questo ultimo periodo per sistemare il set per i live. Adesso direi che siamo pronti. Abbiamo parlato dei live, sono curioso, come vi approcciate ad un live? Con l'approccio anni 80, quindi calzoni attillati, magliettone del gruppo, oppure magari qualcosa di più ricercato? No,
live ci sentiamo più o meno come tutti i giorni, insomma, non c'è niente di artefatto, o, diciamo, puntiamo tutto sull'impatto, ecco. Beh, anche perché la vostra musica, diciamo, è caratterizzata da quello, quindi infatti ci sta bene, diciamo, ecco. Una piccola... Non serve altro, ecco. Sì. Parlavi di live, quindi mi viene di chiedervi come vi state muovendo per promuovere i vostri lavori dal vivo? Ma attualmente stiamo lavorando con la nostra manager per pianificare un po' le date live. Abbiamo avuto un paio di offerte per dei mini tour, che una stiamo valutando, l'altra abbiamo dovuto rinunciare per questioni economiche. Vabbè. E niente, sì, stiamo cercando, stiamo andando a fare, faremo gli annunci a tempo debito, insomma. Ok, quindi non ti chiedo se magari ci sono date in prossimità che vuoi pubblicizzare a questo punto. No, per ora no. Senti, una curiosità. Questo dicembre, comunque. Ok, quindi vabbè, manca più poco. Sì, sì, sì. Con chi vi piacerebbe andare in tour? Se poteste scegliere. Se potessi scegliere più che andare in tour, bella domanda. Perché... Così, di primo acchito ti direi il Pale Nadre. Così. Ah, ma quindi diciamo qualcosa di un po' più estremo rispetto a ciò che proponete voi. Sì, ma ti dico, come approccio, in quanto estremismo, siamo lì. Pensavo... Perché... Dimmi. Sì. No, prego, continua. Ah, ok. Per come ci stiamo preparando a live, per come abbiamo pensato un po' il concerto, sarà molto estrema la cosa. Sarà un po' diverso dal classico concerto trash, soprattutto rispetto a quello che facevamo una volta, visto che eravamo in tre, e essendo bloccati sia io che Fabio davanti al microfono, si poteva fare un granché. Hai parlato prima anche di... adesso ci hai detto di un nuovo approccio al live, prima hai parlato di un nuovo approccio anche alla stesura dei nuovi brani, eccetera. State ragionando in chiave magari futura anche a evolvere ulteriormente il vostro sound, magari inglobando ulteriori influenze, anche come sonorità e cose del genere? Sì, siamo sempre in continuo cambiamento, in realtà. Ogni nostra uscita differisce da quella precedente, appunto perché implementiamo nuove influenze. Per esempio, adesso stiamo già componendo pezzi nuovi per un EP che sarà fatto il prossimo anno e sarà un concept. E sì, stiamo buttando dentro influenze più death metal per certe cose anche craft, se mi passi il termine. Sarà parecchio interessante la cosa. Beh, siamo tutti curiosi a questo punto. Senti, lo spazio a nostra disposizione purtroppo non è mai tantissimo. Un'ultima curiosità, visto che il vostro genere è molto adatto, secondo me, anche, come dicevo anche ai ragazzi, però per altri motivi, prima degli Overtures, al Nord Europa. Vi state proponendo da quelle parti oppure no? Ci stiamo proponendo in Nord Europa. Abbiamo appunto avuto anche un'offerta per un mini tour in Svezia che stiamo valutando. E qualche data, sì, tra Germania, Belgio, Olanda. È ancora tutto da definire, comunque. Ho capito, quindi diciamo che c'è molta roba che bolle in pentola. Sì, c'è molta roba che sta bollendo, non si sa ancora quando arriverà a cottura ultimata, ma... Bisognerà fare attenzione per la cottura. Mi raccomando, servire ben caldo.
molto caldo. Allora, io ti lascio un minuto, perché non so se vuoi lasciare i contatti della tua band o tutto quello che ti passa per la testa. Oh, contatti della band, per chi fosse interessato ad averci su un palco, non gli resta che contattare il nostro management. I link sono praticamente dovunque, sulla nostra pagina Facebook, su Bandcamp. Adesso abbiamo attivato anche Bandcamp con lo store online, siamo su Reverb Nation, siamo su Instagram, sono un po' ovunque, ecco. Quindi basta cercare Nuclear Aggressor e troverete, esatto, tutti i vostri contatti. Noi ci lasciamo con Bliss of the Razor, il vostro brano che ascolteremo a minuti. Io però volevo ricordarvi due cose. La prima è che questa intervista è stata registrata e che nei prossimi giorni troverete sotto forma di video nel canale YouTube di Metal Wave. Secondo, che comunque metalwave.it è aperto sempre, quindi per tutte le notizie e le anticipazioni che volete dare, ricordatevi anche il nostro canale. Perfetto. Allora ti ringrazio per l'intervista. Ok, e ti chiedo scusa ancora per la sovrapposizione di prima, purtroppo c'è stato un disguido. Comunque siamo riusciti a rimediare in poco tempo. Esatto. Va bene, io auguro a te, ragazzi di Nuclear Aggressor, un grandissimo in bocca al lupo da parte di Metal Wave, di tutto lo staff. Grazie, e grazie a voi. Ci sentiamo alla prossima. A presto. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Questa era l'intervista ai Nuclear Aggressor e adesso ce li andiamo ad ascoltare con Bliss of the Razor.